buongiorno ragazzi, buon pomeriggio. Giravo per internet e stavo ascoltando dei video di persone che si dilettano con lo strumento e purtroppo ci sono sempre i soliti problemi durante le improvvisazioni. Allora, abbiamo fatto i primi 4 lick del mese. Il primo nello stile di Steve Ray Vaughan, il secondo Jimi Hendrix, il terzo Clapton e il quarto nello stile di T-Bone Walker. Se non l'avete fatto, vi lascio il link qui sopra in descrizione. Andatevi a sentire i primi 4 lick e andateli a studiare. Per cui quello che vedremo nel vlog di oggi, come applicare questi 4 lick per creare un assolo che funzioni. Andiamo! Bene ragazzi, ho preso la Telecaster, adesso vedremo come applicare i 4 lick visti lo scorso mese. Suoneremo su di una base che ho preparato apposta, anzi vi lascio il link qui sopra e in descrizione così poi potrete esercitarvi da soli. Manca soltanto una cosa: il cappello. Analizziamo adesso il giro blues di 12 battute. Siamo in tonalità di La, il tempo è uno shuffle moderato, stiamo intorno ai 100 bpm e ho cercato di utilizzare i 4 lick che abbiamo studiato il mese scorso. Probabilmente ho concentrato anche troppe note, visto che i lick comunque non erano lick semplici. Ho comunque cercato di ridurre dove possibile per cercare di concentrare tutte queste frasi in un unico giro blues. Ho deciso di iniziare con la frase di Eric Clapton ed ho saltato la seconda battuta, lasciando spazio. Non dobbiamo infatti suonare continuamente soltanto perché abbiamo la chitarra in mano, senza pensare. Cerca di tirare fuori delle idee e poi lascia respirare il brano. Quindi nelle prime due battute abbiamo questo. E riposo. Tantissimi chitarristi sono riusciti a creare degli assoli bellissimi con poche note, uno fra tutti ad esempio B.B. King. Cerca quindi di tirare fuori delle frasi semplici, poche note, anche una sola. Funziona perché è diretta, semplice e facile da ricordare. Il lick originale era questo. Ho dilatato questa frase occupando invece che una, due battute. E silenzio per dare maggior respiro. I respiri, le pause sono importanti tanto quanto le note, per cui utilizziamogli questi spazi, lasciamo riposare il cervello, pensiamo con la nostra testa durante quelle pause, cerchiamo di capire cosa dire, dobbiamo comunicare qualcosa all'ascoltatore e non c'è niente di più brutto che avere davanti a noi un ascoltatore annoiato. Dopodiché nelle altre due battute, sempre di primo grado, abbiamo la ripetizione della stessa frase, però abbiamo fatto una variante. Quindi il primo bending, invece di essere singolo, questa volta è doppio. Purtroppo tendiamo a suonare, a suonare, a suonare, a suonare, a suonare, senza pensare. Per cui abbiamo detto un concetto, il nostro concetto è questo. Andiamolo a ribadire. Dopodiché possiamo applicare una variante. Io ho inserito in questo caso il lick di Hendrix. Che ci porta naturalmente al quarto grado. Come vedi il lick si ferma sulla nota Do, che sarebbe la settima dell'accordo di quarto grado. Quindi come nota di risoluzione è perfetta. E poi, rispettando in toto il lick di Hendrix, ho aggiunto il trillo.
che non è invasivo, è di sottofondo e lascia spazio per far respirare il brano. La musica è un linguaggio, non è che noi parliamo senza utilizzare la punteggiatura. Ovviamente dobbiamo cercare di applicare la stessa cosa in musica. Tornando quindi sulla settima e ottava battuta, di nuovo sul primo grado, ho ripreso di nuovo la frase iniziale, però variandola sul finale. E sulle ultime quattro battute, in questo caso stiamo sul quinto e il quarto grado, suoneremo il lick in stile T-Bone Walker. Questa volta il lick l'ho allungato, questo per coprire sia la battuta sul quinto grado che la battuta seguente sul quarto grado. Per poi risolvere, come ti ho spiegato nella lezione sul lick di T-Bone Walker, proprio sulla maggiore. E concludiamo l'assolo con il lick completo, il numero 1, in stile Steve Ray Vaughan. Quindi questo è un piccolo esempio su come inserire i lick studiati in un tuo assolo. Ovviamente ci sono miliardi di combinazioni. Possiamo infatti combinare insieme i lick, prendere una parte del lick di Hendrix, una parte di T-Bone Walker, una parte di Clapton e così via, in modo da creare poi un nostro linguaggio. Ma questo sarà un argomento di una prossima lezione. E questo lavoro va comunque approfondito, ognuno per conto proprio. Comincia subito ad improvvisare sulla base che ti ho preparato. Ti lascio sempre il link in descrizione. Quindi per concludere, ascoltati e ascolta chi sta suonando insieme a te. Questo consiglio è fondamentale perché tante volte siamo talmente presi dallo strumento che non riusciamo a tirare fuori il nostro linguaggio, la nostra musica. Dovete ascoltarvi e ascoltare chi suona con voi. Bene ragazzi, spero che questa lezione sia piaciuta. Ci ho pensato molto prima di farla, però secondo me è giunto il momento di fare un salto in avanti. Capisco che non è semplice, però intanto incominciate a pensarci. È un piccolo input per incominciare a creare un vostro linguaggio e fare un passetto più avanti nell'improvvisazione. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio gruppo Facebook Professione Chitarrista, vi lascio sempre il link in descrizione. Ti ricordo inoltre che se fai parte della mia community puoi scaricare la tablatura completa di questo assolo inserendo la tua user e password, ti lascio sempre il link in descrizione. Bene, anche questa puntata è finita, continuate a seguirmi. Se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, doppio mi piace, e invece per rimanere aggiornati sui prossimi video dovete cliccare il pulsante qui sotto iscriviti. Mi raccomando, cliccate anche la campanella perché tante volte YouTube si dimentica di mandare la notifica della pubblicazione di nuovi video. Bene ragazzi, per oggi è tutto e ti aspetto con il prossimo video. Ciao e buona musica! Fammi la mano, devo cambiare queste corde, sono vecchio.